Era una guerra a lunga distanza, non erano vicini confinanti, era proprio per la Campania. Bardellino aveva affittato un furgone, dovevano far finta di essere un gruppo di muratori di ritorno dal lavoro. C'è Antonio, il capo, c'è Salvatore, suo fratello, ma non Ernesto perché è uno che si caga sotto, dicono. Poi c'è Iovine e c'è anche Sandokan, che già si è fatto una fama di duro sanguinario, e il cocchiere e gli altri. Poche ore dopo la strage in paese, già tutti sanno chi l'ha compiuta e chi ha composto il gruppo di fuoco. Non è che bisogna aspettare i giornali, perché come al solito c'è Telecapera, che sarebbe il salone della parrucchiera o quella del barbiere. Si decise strategicamente al centro operativo di Napoli di arrestare il capo di quell'organizzazione che a suo tempo era certamente Francesco Schiavone, detto Sandokan. Thank you.